tanta matematica e tanta information technology sono le caratteristiche principali del mercato indiano. È una delle potenze economiche del futuro, un mercato enorme, ma è anche una prospettiva di investimento per le aziende? Sì, se l'azienda in questione si chiama IBM. Investiamo sostanzialmente in due aree, una la ricerca e sviluppo, software e di prodotto, e la seconda area è l'area delle risorse umane, perché il capitale umano in India è di eccellente qualità e quindi cerchiamo di usare questo capitale umano sia per il mercato indiano sia per i mercati fuori dall'India. Il colosso dell'informatica è presente in 12 città e nei prossimi anni raddoppierà i propri dipendenti indiani da 53.000 a 100.000. Diverso, molto diverso, lo scenario per le piccole e medie aziende lombarde. Le piccole e medie imprese non hanno, a mio parere, le risorse non tanto economiche ma quanto di risorse umane da investire per poter fare una delocalizzazione, un investimento diretto nel paese. È più interessante invece come mercato di esportazione se si desidera esportare macchine e impianti, molto meno per i beni di consumo perché i dazi e le barriere non tariffarie restano comunque molto elevate. Per il ministro Bonino lo spazio per le aziende c'è. Credo che le potenzialità siano enormi, in particolare per i settori che l'India vuole sviluppare, che per noi sono i nostri punti di eccellenza, per esempio l'agroalimentare, la catena del freddo, macchinari di tutti i tipi, logistica e trasporti, aerei ATR. Insomma, serve cautela ma anche coraggio.